oggi per Grosseto una sfida importante, soprattutto dopo quel che è successo durante Modena Cittadella. Che partita è quella con il Grosseto? Quanto si sente la pressione di un momento no? Sì, sicuramente è una partita importante, che viene in un momento delicato. Andiamo a Grosseto, abbiamo lavorato bene in settimana, speriamo che di portare a casa più punti possibili e di fare una grande partita. Quello che abbiamo visto nel Modena dell'ultima gara è stata una grande confusione, soprattutto nel secondo tempo. Secondo te a cos'era dovuta? Ma è un momento un po' particolare, cioè, lo siamo chiesti un po' tutta la settimana cosa dal 2-0, come abbiamo fatto a farci recuperare, però insomma è un momento un po' particolare, stiamo lavorando per risolvere i nostri problemi, perché comunque sono nostri errori quelli che hanno portato a perdere e a pareggiare le ultime partite. Siamo consapevoli che dobbiamo dare di più e speriamo già da Grosseto di fare una grande partita. Sei tornato protagonista nel momento forse più difficile di questo Modena, hanno responsabilità in più. Sì, ma questo penso che tutti i giocatori della Rosa si sentano responsabilizzati in questo momento, perché sicuramente non è un momento facile e dobbiamo cercare tutti insieme, dal primo all'ultimo, di uscire da questa situazione. Francesco, è un Modena impaurito quello di oggi? Sì, perché nelle ultime partite abbiamo dimostrato un po' questo, però guardo anche dall'altra parte un Modena che l'ultima partita ha fatto 3 gol in casa, quindi dobbiamo ripartire dalla nostra forza e cercare di migliorare dove abbiamo sbagliato nelle ultime partite. Per arrivare fin qui, dopo quello che avete fatto diciamo nel 2012, qual è stata la causa? Si è parlato forse troppo di playoff? Ma sì, forse quello insomma è una cosa che dobbiamo mettere un po' da parte adesso. La Serie B lo sappiamo un po' tutti com'è, dobbiamo cercare di guardare partita per partita e tirare le somme alla fine, perché domani, sabato, giochiamo contro il Grosseto, è l'ultima in classifica, però non è una partita facile, anzi abbiamo quasi tutto da perdere noi e quindi penso che dobbiamo guardare partita per partita e cercare di fare più punti possibili. In questi giorni a livello di gruppo avete parlato anche durante la settimana, oppure il post Cittadella è stato archiviato diciamo da subito? No, abbiamo parlato, il mister ci ha parlato, ci ha fatto vedere i nostri errori ed è stato molto importante, però ancora più importante è poi non ricommetterli più in campo, perché possiamo parlare, vedere video, però quando si va in campo poi bisogna cercare di limare gli errori che abbiamo fatto nel passato e cercare di vincere già da sabato. Qui fuori vediamo che stanno finendo di rizzollare il Braglia, quindi finalmente, non da questa gara ma già da quella di martedì 19, ci sarà un Braglia con un campo finalmente, speriamo, giocabile. Sì, quello è importante, perché comunque con una squadra come la nostra, che ha tanti esterni veloci, tecnici, è importante, però il campo brutto c'è stato anche per le altre squadre, quindi non voglio trovare la scusa del campo, adesso lo stanno mettendo a posto e non avremo neanche più quell'alibi lì. Perfetto.